perché da una macchina così elegante non mi aspettavo una spinta così imponente. Si percepisce dal primo metro che è una macchina leggerissima e che, wow, sfrutta davvero ogni newton metro e ogni cavallo come se ne avesse il triplo. Ok, abbiamo capito dopo 100 metri che non si scherza, che rispetto che mi ha infuso in un cambio di marcia soltanto, che carattere ragazzi, da subito. La gomme fredde è indemoniata. V12 7003 AMG, ho già cambiato totalmente idea su di lei, non è una macchina prevalentemente bella, ma è una macchina prevalentemente potente. E il fatto che si porti appresso una bellezza senza paragoni, è una macchina eterna, da quando è nata nel 99, Pagani ce l'aveva in mente dal 93, addirittura immaginate se fosse uscita nel 93 con questa linea, ed è stata un instant classic immediata. Ci ha messo davvero pochissimi anni a diventare un oggetto di assoluto culto, e quello che è incredibile è che Pagani stesso ha riacquistato qualcuna delle sue macchine come questa dai suoi clienti pagandole il doppio di quello che loro l'hanno pagate a lui al loro tempo. I valori di queste macchine non fanno altro che salire, e lo stesso probabilmente succederà con la Huayra. Se pensiamo che la F che sto guidando io, iniziale F data dall'omaggio al grandissimo Juan Manuel Fangio, è stata costruita in 25 esemplari, cioè immaginate fra 50 anni cosa potrà essere avere in garage una Zonda F. Mi fa impazzire che, wow, sia uscita in un'epoca in cui le macchine analogiche erano la normalità, quindi non era strano un V12 aspirato, manuale, una macchina leggerissima, dura e pura, ma di un'eleganza che forse non si era più vista da qualche anno nel panorama delle supercar. Io ho sempre immaginato il percorso di Orazio Pagani come quello del primo Lamborghini, cioè una prima macchina, chiaro non fu la Miura la prima Lamborghini, ma fu la prima Lamborghini a fare il salto nei cuori di tutti gli appassionati. La Zonda ha fatto un percorso molto simile, una macchina eterna, dal primo giorno si è capito che sarebbe stato un qualcosa di longevo, un qualcosa che si sarebbe desiderato per tanti anni, probabilmente per sempre. Con la Miura fu lo stesso, non voglio fare paragoni inutili, ma il concetto di due macchine appunto concettuali è stato ereditato perfettamente da Pagani in un'epoca molto più difficile, perché a fine anni 90 stupire con una nuova supercar quando c'erano già dei marchi super affermati era molto più difficile che farlo negli anni 60, quando c'erano solo Ferrari, Porsche e poche altre. Lamborghini trovò uno spazio molto più semplice, tra virgolette, per stupire il cliente di macchine sportive. Nel 99 no, era diverso, c'erano già altri marchi, c'era già una storia molto più consolidata da parte delle marche storiche. Eppure quando uscì la Zonda tutti erano d'accordo sul fatto che era una macchina meritevole di attenzione, e infatti la Zonda di attenzioni ne ebbe veramente tante dalla stampa. Fu un lancio meraviglioso perché nessuno sapeva che roba fosse, da dove fosse uscita. In realtà è stata una macchina costruita veramente da un numero di persone che si poteva contare sulle dita di una mano, neanche di due. Critica che ricevette la Zonda fu quella di non montare un motore originale. Chiaramente i giornalisti parlano sempre con una certa facilità, e c'è anche da dire che se proprio bisognava trovare un difetto a questa macchina era anche l'unica cosa che potevano inventarsi. In realtà io credo che questo 12 AV di AMG fu una scelta giustificatissima e giustissima. E il rumore, yeah.
sanno come trova un minimo di sconnesso, inizia a battinarti sotto il fondo schiena ed è una sfida continua, è bellissima, ma allo stesso tempo andando piano, e piano intendo che puoi rimanere tranquillamente tra i 1500 e i 2000 giri, diventa una Gran Turismo da lunghi viaggi di una comodità e di un comfort e di una bellezza di guida fenomenale. È veramente una cosa grande, bella, bello sterzo, non troppo diretto, belle verticali, bella avantreno, bel... La sentite? Oh, scalpita, scalpita, è cattivissima, ma con questo alone di macchina fatta a mano, elegante, con questo legno dentro, con questo satinato, wow! Pensate che cosa aveva già in mente Pagani in quegli anni lì, dove tutto era ancora da inventare, da sperimentare. Lui aveva già le idee chiarissime di tutto quello che avrebbe fatto nei decenni a venire, e guidando le sue macchine si capisce perfettamente che lui aveva le idee chiare dall'inizio. È riuscito in pochi anni a tirare su una macchina che veramente merita e meritava e meriterà per sempre di restare nell'Olimpo delle supercar. Questa qui è di diritto una delle migliori macchine della storia, e ve lo dico con tutta la sincerità del mondo, da ragazzino appassionato che ero quando è uscita, dal Davide di oggi, da tutte e due siamo d'accordissimo, io e il Davide dell'epoca, nel dirvi che questa macchina promette e mantiene la stessa cosa, un'esperienza di guida unica. Sarà banale da dire, è ovvio che sia unica, ma non è per nulla scontato che una macchina così tanto ben voluta dalla stampa e dalla critica dell'epoca mantenga poi le promesse fatte, e invece questa qui le mantiene, e come! È un piacere guidarla su queste strade, sono a 3500 giri in terza, metti la quarta e lei scalpita! E non è assolutamente accomodante come sembra andando piano, cioè rimanendo bassi di giri, è davvero una macchina da viaggio. Facendole fare le fusa, chiaramente non vai piano, anche se sei a 2000 giri su questa macchina qua, però è comunque divertentissima, ma è anche rilassante. Intendo dire che mi farei un viaggio di 2000 km su questa macchina senza battere ciglio. Vero anche che l'asfalto oggi non è asciutto, è novembre, fine novembre, per terra è freddo, ci sono 6 gradi, quindi le gomme non andranno in temperatura tanto facilmente, ma in ogni caso è già appagante al massimo così. E poi che bella anche dentro, in foto non rende, starci dentro è un'esperienza assurda, è come una macchina di altri tempi, ma comunque perfettamente futurizzata nei nostri tempi, cioè invecchiata bene, per dirle parole povere, cioè se io mi risvegliassi adesso e aprissi gli occhi qua dentro, ci metterei un attimo a capire se è una macchina d'epoca o una macchina di fra 20 anni, non è facile capirlo, intendo, e penso che questo fosse l'intento di Pagani a suo tempo. In una sola parola, questo vuol dire arte. E quando Orazio mi ha concesso di scegliere una delle sue macchine, non ho avuto dubbi nello scegliere una F, che credo sia ancora totalmente pura e totalmente inerente al primo progetto di Zonda, ma anche abbastanza affilata ed evoluta per godersi la guida nel pieno del potenziale. E ho fatto bene! Il mondo va indietro veramente in fretta sulla Zonda. Volendo ce n'era di più, non capisci più nulla, se non che puoi buttare giù il piede destro sulla pedaliera più strana e più coraggiosa e più bella che ho mai visto su una stradale. Non ho modo qui di farvi sentire tanto più di questo, ma vorrei non smettere più di accelerare. No. Oh ragazzi, ho le braccia che non avete idea. Eppure è una macchina semplice da guidare quando si va piano. Diventa totalmente pazza! È incredibile, devi essere pronto sempre a prevederla,
ed è facile il giusto. Poi il motore è sempre in coppia, ha una coppia stratosferica, sempre, sempre in qualsiasi marcia, è sempre pronto a fiondarti avanti. Penso che la potenza che ha è anche più di quella che la macchina avrebbe chiesto, cioè ce n'è davvero sempre tanta a vagoni. Che bello, che bello. La Zonda va guidata esattamente come è stata costruita, quindi con la massima e maniacale cura per il minimo dettaglio. Pretende da te di essere trattata come è stata trattata nella culla da suo padre, e questo vale spesso anche per molte donne. Vi rendete conto che personaggi così nella storia ce ne sono stati veramente pochi, e nella storia moderna forse ce ne sono solo due. Sono lui e Christian von Koenigsegg. Sono loro gli unici matti veri, di quei matti che noi adoriamo. E sono qui, sono in attività, ad ogni salone sono lì, di persona. Vi rendete conto di che fortuna è questa? Vi rendete conto che ci lamentiamo di vivere in un'epoca in cui le macchine stanno diventando elettriche e autonome, ma in realtà puoi ancora uscire in strada e guidare una macchina così? O comunque sai che c'è qualcuno che produce ancora macchine così? Aspirate, biturbo, endotermiche, a scoppio, là dietro succedono una miriade di scoppi al minuto, e noi siamo schiavi di questa roba qua. Vi rendete conto che quest'epoca è ancora la nostra epoca, è ancora un momento in cui non è troppo tardi, lo sarà prima o poi, ma non è adesso, e dobbiamo ritenerci veramente fortunati, perché fra 40, 50, 60 anni la gente dirà: wow, voi avete vissuto nell'epoca delle ultime supercar con il motore a scoppio. E vi lamentavate. La Zonda è forse la macchina più ricca di dettagli che sia mai stata costruita in epoca moderna. Pagani è maniaco della bellezza, del dettaglio, della piccolezza, della raffinatezza. E nella Zonda c'è tutto. Io penso che più di quello che un occhio umano normale possa apprezzare. Comprandone una e tenendola qualche anno non si sarà mai sicuri di aver visto tutto quello che c'è su questa macchina, perché tra il cruscotto, l'abitacolo tutto e ancora di più il vano motore c'è talmente tanto dettaglio che è impossibile fare caso a tutto. Ma dovete pensare che c'è una mente dietro che queste cose invece le ha immaginate tutte, una per una, bella come poche altre. Io ammetto di avere un po' di paura di questa macchina, è veramente scalmanata, bella, precisa, elegante, ma con un'anima da piccola balorda che ci tiene a farti sapere che non si scherza e non ti puoi permettere mai di darla per scontata. È come una donna di quelle veramente serie, di quelle che è difficile tenerle per te, di quelle che hanno una testa che ragiona e un carattere che non legherai mai a una catena. Questa macchina è così. Il discorso è: io sono tua, mi hai preso, mi hai conquistato, ma non credere che perché tu mi abbia pagato tu mi possiederai mai fino in fondo. Lei in realtà non riuscirai mai a possederla fino in fondo, ma puoi stare certo che lei possiederà te fino in fondo, per tutta la vita. E signori miei, se non è questa l'essenza di una macchina sportiva, io davvero non so quale sia.